Questo paese si basa solo sulle scadenze elettorali e non mai sui bisogni dei cittadini. Quindi, a maggior ragione perché si sta per entrare in una sessione di bilancio dove ogni euro risparmiato può essere investito in apparecchiature sanitarie per gli ospedali fatiscenti, in asili nido o riparazione degli asili nido che non cadano in testa ai nostri bambini, in tutto quello che possono essere impieghi e servizi a favore dei cittadini, noi chiediamo che oggi in quest'Aula si tratti di questo tema. Spetta a me dire perché sì al rinvio in Commissione. Noi abbiamo provato a fare un lavoro comune in Commissione, ci abbiamo provato sul serio. Dopo 2 anni dalla presentazione di questa proposta di legge, presentata a maggio 2014, dopo 2 anni dalla deposizione di questa proposta di legge, non si è trovato il tempo in Commissione per andare ad affrontare un tema come questo. Questo è il motivo per il quale per noi questa proposta è inaccettabile e vogliamo vedere come il PD si pronuncerà in merito. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione. Risultato della votazione: la Camera approva per 109 voti di differenza, quindi è rinviata in Commissione. Noi siamo favorevoli perché non voglio più sentire questi discorsi 17, 16, 15, 1, 8. Questi sono minori, quindi l'unica lacuna che mi lascia perplessa riguardo a questa legge è, come al solito, la clausola di invarianza finanziaria. È vero, ad oggi sono i nostri sindaci che sul territorio tentano di dare una soluzione, ma chiaramente con le poche risorse questo aumenta la tensione sociale tra i cittadini italiani e i profughi. Perché se in un posto pacifico come Gorino succede che 12 donne vengono causano addirittura una manifestazione, delle barricate, vuol dire che un messaggio è passato in maniera sbagliata. Sono persone che hanno paura per la loro sicurezza perché qualcuno non ha legiferato in maniera adeguata e non ha creato un sistema di accoglienza tale che potesse rassicurare le persone. Ormai le inchieste sono chiuse, lo sappiamo che non funzionano i centri di accoglienza, lo sappiamo che i minori non accompagnati sono dispersi sul territorio italiano, che si deve puntare sugli SPRAR e si deve fare in modo che questi hotspot non diventano dei nuovi CIE, lo sappiamo. E per chi parla di paura dei cittadini nell'approvare questa legge perché all'indomani ci ritroveremo un aumento spropositato di minori, io dico che sta a noi, cioè la politica, questo dovrebbe fare, non solo risolvere le situazioni, ma anche far capire ai cittadini le situazioni, spiegargliele e fargli capire che la lotta tra poveri non porta a niente. Queste persone da che cosa fuggono? Fuggono dal Sudan di al-Bashir, 2 milioni tra morti e rifugiati, dal Congo di Kabila, 6 milioni di morti, dallo Zimbabwe di Mubage, dal Sudafrica, dalla Guinea Equatoriale, fuggono da posti che comunque noi europei sfruttiamo. Continuano a sparire bambini, continuano a morire bambini, non sono bambini di altri, sono bambini di questo mondo e noi abbiamo una responsabilità reale su come gestire questo sistema di accoglienza. È inutile chiacchierare qua se poi in Europa, se poi il sistema europeo continua a far finta che questi esseri viventi, perché sono esseri viventi, non hanno senso di esistere. Voteremo favorevolmente alla ratifica di questo accordo, come già detto dai miei colleghi, con alcune grandi perplessità, perché se è vero che la lotta ai cambiamenti climatici costituisce uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, io mi chiedo principalmente chi li stabilisce questi obiettivi. La democrazia delegata su questi temi e anche su altri, a dire il vero, ha fatto il suo tempo. Cosa sarebbe successo se l'accensione del fuoco in epoca primordiale non fosse stata frutto di un processo naturale e di semplice accesso, ma di una tecnologia complessa in mano ad un piccolo gruppo cavernicolo di potere, così come oggi lo sfruttamento delle fonti fossili in mano a poche grandi multinazionali. Bene, io credo che avrebbe anticipato di migliaia di anni la nascita della società capitalistica, società nella quale un gruppo di potere, gestore verticistico dell'energia necessaria a muovere il mondo, condiziona i governi e le economie del mondo stesso.
Sono convinto che lo sviluppo sostenibile possa essere guidato efficacemente soltanto da forme di democrazia diretta. Ed è un cambiamento necessario e non più rinviabile tanto quanto le azioni per fermare i cambiamenti climatici stessi. Il Parlamento europeo ha approvato un rapporto del Movimento 5 Stelle che chiede per la prima volta nella storia di introdurre il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso a livello europeo. Solo così sarà possibile combattere i reati legati alle mafie, estorsioni, corruzione, frodi, reati ambientali, riciclaggio. Il Parlamento europeo ha approvato inoltre una nostra proposta sul DASPO ai condannati. Chi è stato condannato in via definitiva per reati associativi non potrà più lavorare per la pubblica amministrazione né potrà candidarsi per le elezioni. Il Movimento 5 Stelle sta esportando in tutta Europa la lotta alla mafia e alla corruzione. Stiamo portando l'onestà nelle istituzioni. Sull'olio di palma si è detto che manca la possibilità di bandirlo perché c'è un organo interno che viene definito nella proposta di legge che valuterà se l'impatto ambientale è tale per cui può essere escluso. In questo caso invece viene escluso a priori anche al di fuori dell'ambito della proposta. Io lo sposo completamente la logica, però vorrei far notare che da un punto di vista tecnico le due cose sono esattamente le stesse. L'olio di palma è un problema di sistema produttivo che crea un impatto ambientale diretto e indiretto dall'altra parte del mondo, difficilmente calcolabile e quindi difficilmente valutabile. Allo stesso modo i microgranuli sono in realtà un piccolissimo impatto ambientale se guardiamo il piccolo granulo di polietilene, ma sono un grande impatto ambientale se consideriamo nell'intero, con una valutazione sistemica, il suo impatto ambientale dentro i cicli naturali e all'interno della catena trofica, la catena dei nutrienti, quindi la catena alimentare. Quindi in entrambi i casi la valutazione di impatto ambientale è molto complessa e quindi per questo che è importante non inserirlo all'interno, sia per il microgranuli che per l'olio di palma, non inserirlo all'interno di una valutazione successiva, ma dare un'indicazione chiara all'industria. E quindi mi dispiace, in questo caso voterò a favore di questo emendamento, ma mi dispiace che lo stesso trattamento non sia stato lasciato per l'emendamento sull'olio di palma. Stiamo lavorando per un mondo più equo e per rimuovere le cause che provocano i flussi migratori non controllati. Il Parlamento europeo ha approvato un rapporto del Movimento 5 Stelle sulla responsabilità di impresa per le violazioni dei diritti umani. Sfruttamento delle risorse, lavoratori schiavi, corruzione. Le multinazionali che violano i diritti umani vanno sanzionate e i cittadini devono essere in condizione di poterle individuare. Grazie alle proposte del Movimento 5 Stelle, i consumatori potranno scegliere le imprese virtuose perché avranno un marchio europeo abuse free. È una misura a costo zero che però cambia tutto. Questa mozione si intende intervenire in modo radicale su due problemi importanti che stanno riguardando la nostra nazione. Il primo è quello dell'immigrazione, sul quale probabilmente si sta facendo molto poco, e il secondo è quello della povertà dilagante. Il governo su queste due cose non sta facendo assolutamente nulla, se non cercare di portare avanti quel disegno rappresentato dalla delega contro la povertà. Ebbene, quel disegno di legge delega contro la povertà, dobbiamo capire, tutti i cittadini italiani devono capire che è una misura parziale, superficiale, è un approccio alla tematica veramente insoddisfacente per riuscire a soddisfare i bisogni di queste persone ed è innanzitutto necessario risolvere almeno un problema e quindi noi proponiamo di attuare in modo integrale il reddito di cittadinanza. Abbiamo proposto più volte in ogni sede, attualmente è fermo al Senato. Ebbene Presidente, reddito di cittadinanza vuol dire 17 miliardi utili per l'integrazione del reddito. Servono 17 miliardi per riuscire a far ripartire i centri per l'impiego, servono 17 miliardi per riuscire a dare una soluzione concreta al problema di queste persone. Ebbene, questo governo non ci vuole dare retta e ancora oggi assistiamo purtroppo in modo inesorabile al fatto che vogliono votare ancora no al nostro punto riferito alla risoluzione di almeno questo problema.